nel documentario che nella funzione si creano delle condizioni di lavoro che spingono a dover essere efficaci in ripresa in pochissimo tempo. Quindi in questo senso, sì, anche se è molto sportivo quasi come format, credo che abbia un aspetto cinematografico interessante. Bolzano, siamo molto felici che questo esperimento insomma ha funzionato, perché la prima sfida l'abbiamo vinta, vedendo così tanta gente qui questa sera. Sviluppo del territorio significa sviluppo dei talenti del territorio, quindi IDM è felicissima di investire nei talenti e farli crescere come attraverso una formazione. In questo caso noi abbiamo selezionato un film che ritenevamo essere insomma avere del potenziale e appoggeremo una formazione, finanzieremo una formazione, un mentoring della durata di un anno per il team, per una dei ragazzi del film. Il premio IDM Film Mentoring va al film Apnea. Sì, innanzitutto volevo ringraziare per questa grandissima opportunità e volevo fare un complimento a tutte le troupe che hanno partecipato, perché i lavori sono bellissimi e sono contentissimo. Spero che ci siano altri 40 persone che stanno a Bolzano. Il premio Azienda del Soggiorno e Turismo di Bolzano va al film Istantanea. È stata un'esperienza bellissima, perché abbiamo veramente avuto il coraggio di lavorare assieme. E grazie di questa manifestazione, voi siete in tanti, io ho visto tante cose buone, tanti giovani, e già questa è una cosa enorme. Andiamo avanti, teniamo duro, questo è un modo per dire la propria, e quindi continuiamo a farlo, se no ci tappano le bocche, gli occhi, le orecchie. Ciao ciao, grazie. Sicuramente mi ha stupito, perché in 48 ore sono stati fatti comunque lavori con un inizio, una fine. Noi abbiamo un po' discusso su un paio di film, poi c'è stata più o meno la decisione, poi unita sulla unica premiazione. Il primo premio come miglior film bolzano in 48 ore, prima edizione, va a La Tana. Da Giulia ovviamente ringrazio, perché anche la motivazione, diciamo, è un po' quello da cui sono partiti. Ovviamente fare un cortometraggio in 48 ore è davvero difficile, e siamo tutti sopravvissuti, però insomma. Si nota una grande eterogeneità nei film, ognuno ha mantenuto il suo punto di vista nel momento in cui andava a raccontare la città, quindi c'è un bouquet di film secondo me di grande valore, e in più vedere come le istituzioni, una città come Bolzano comincia a fare anche rete tra i giovani filmmaker, che hanno bisogno di conoscersi, hanno bisogno di entrare in relazione, hanno bisogno di unirsi, e questa è stata un'occasione per permettere questo incontro. Thank you.